certamente la primavera. Sandro Botticelli è una delle personalità più conosciute del 400, fiorentino e del Rinascimento. La sua opera è segnata dalle convulsioni politiche che visse la Firenze della sua epoca. Il suo dipinto celebre è certamente La Primavera. Stile barocco e Rubens si fondono per creare una serie d'opere piene di vitalità e di colore, in cui la mitologia e la natura sono i temi principali. Era noto per la sua inclinazione a dipingere voluttuose figure femminili. Velázquez è il pittore spagnolo più cosmopolita, uno tra i più importanti, quelli che frequentano le corti europee. Molto popolare è l'autore del celeberrimo Le damigelle d'onore, che è il capolavoro simbolo della Spagna e dello stesso pittore sevigliano. Auguste Renoir è una delle figure più celebri nel panorama della pittura impressionista. Nei suoi quadri ritrasse la gioia di vivere della borghesia francese. Coltivò anche il genere del nudo femminile. Michelangelo è l'autore di una delle più grandi creazioni dell'essere umano, gli affreschi della Cappella Sistina. La sua pittura fu molto influenzata dalla scultura, dato che dipinse soprattutto forme e volumi, trascurando gli sfondi che infatti non esistono nella scultura. Raffaello, Leonardo e Michelangelo sono i tre artisti principali del Rinascimento e della storia dell'arte occidentale. Il percorso artistico di Raffaello segue un'estetica molto complessa e idealizzante, in omaggio ai principi della sua epoca. Raffaello, Leonardo e Michelangelo sono i tre artisti principali del Rinascimento e della storia dell'arte occidentale. Il percorso artistico di Raffaello segue un'estetica molto complessa e idealizzante, in omaggio ai principi della sua epoca. Leonardo è l'autore della Gioconda, forse il quadro più famoso al mondo, ma anche gli altri capolavori come il Cenacolo. Ci troviamo davanti a un genio che distinse in altre attività un artista la cui opera ha segnato tutta la storia della pittura. Tintoretto, insieme a Tiziano e al veronese Jacopo Robusti, detto il Tintoretto, è uno dei maestri più importanti della scuola veneziana. La sua pittura venne fortemente influenzata tanto dal colore di Tiziano quanto l'opera di Michelangelo. Goya ritrasse come nessun altro le pene del popolo spagnolo durante l'invasione francese e mostrò al mondo i suoi angoscianti incubi con le pitture nere, artista assai fecondo. Goya introdusse il concetto di impressionismo molti anni prima della sua nascita ufficiale in Francia. Tiziano Vecellio costituisce la figura più significativa del panorama pittorico della scuola veneziana nel XVI secolo. L'importanza della sua arte lo rende paragonabile a grandi artisti come Raffaello e Michelangelo.